è troppo importante giocare, anche se ci siamo ritrovati oggi, quindi abbiamo un sistema di gioco ancora non proprio collaudato, ma va benissimo perché il Belgio subito contro in TV ci dà l'opportunità di testare soprattutto lo spirito e le capacità agonistiche dei giocatori. Come hai detto te, è il primo appuntamento di un lungo periodo. È bene che sia così con due amichevoli. Lussemburgo, Lettonia e Faroe, che sono le tre avversarie dell'Italia. Un girone in cui l'Italia potrà dire la sua, ma non c'è assolutamente da fidarsi, intanto perché si gioca fuori casa, la Lettonia la conosciamo già, e poi perché in campo internazionale non c'è mai da fidarsi. Dobbiamo fare degli straordinari dal punto di vista mentale, perché non dobbiamo assolutamente sentire qual è il giudizio sommario che viene dato a certe squadre, solo perché magari sono dei piccoli paesi come il Lussemburgo, così come le Faroe, non significa che giocano con meno giocatori, hanno dei giocatori di esperienza, loro si sono ritrovati prima che noi proprio perché hanno sfruttato la particolarità del loro paese, per cui sia il Lussemburgo che le Faroe hanno iniziato a lavorare dal 13 e lo sforzo sarà doppio perché dobbiamo vincere e dobbiamo farlo sapendo di dover dare il meglio di noi stessi.